Grazie ai tanti amministratori, ai sindaci, ma soprattutto grazie a tutti voi per la presenza, essendo anche una giornata non delle migliori, tanti uomini, tante donne, ragazzi e ragazzi. Faremo una cosa veloce anche perché il Presidente, naturalmente, al quale hanno sottratto già una parte dell'impegno alcuni disoccupati, e lui come sempre non si sottrae a questa incompensa, pur comprendendo e ben comprendendo la condizione sociale complessiva che vivono i nostri territori, e quindi ha un impegno dopo, quindi io anch'io a iniziare da me. Dobbiamo un attimo tagliare i tempi dei nostri saluti e delle nostre considerazioni. Due considerazioni brevissime. La prima, Campania Libera, lo voglio dire a chi in questi giorni è stato preso da ricostruzioni anche fantasiose. Io inviterei a leggere le cose per come si leggono, lasciamo stare il retropensiero e quello che accade. Questa è un'iniziativa di Campania Libera. Campania Libera è una lista che è nata già nel 2010 e probabilmente sicuramente sarà presente anche alle prossime elezioni regionali. Abbiamo un obiettivo, quello di legare e di radicare sui territori una presenza, un impegno, facendo crescere questa lista. Noi abbiamo l'ambizione che si possa anche trasformare in un movimento politico, e quindi questa è un'iniziativa che segna l'inizio di un nuovo percorso, di un nuovo impegno. La nostra non è una rivalità con gli altri, ma vuole essere una competizione delle idee e dei comportamenti. Che significa delle idee e dei comportamenti? Le idee, proviamo stamattina a dire qualcosa su un tema essenziale che è il lavoro. Per quanto riguarda i comportamenti, pensiamo che questo debba far parte, perlomeno questo è quello che noi, è una regola che noi intendiamo darci, dei nuovi comportamenti della politica. Perché la condizione della nostra regione, non la dobbiamo fare lunga, ma alcuni dati: c'è una disoccupazione giovanile dai 15 ai 24 anni che supera il 50%. Senza considerare l'immigrazione, tanti giovani laureati che non trovano lavoro e sono costretti ad andare via, una forma di deindustrializzazione che negli ultimi 30 anni, per l'assenza di una politica del mezzogiorno, il crollo dell'IRI, delle partecipazioni statali, e di conseguenza le grandi aziende pubbliche, Eni, Enel, Terna, Fintecnica, Finmeccanica, non hanno investito nel mezzogiorno. E quindi noi ci troviamo in una condizione di grave e di grande disagio sociale. Ebbene, noi a questa condizione vogliamo cercare di invertire, di dare una risposta e di invertire una tendenza. Presidente De Luca, insieme a noi abbiamo vinto le elezioni perché abbiamo assunto degli impegni durante la campagna elettorale, ed evidentemente sono stati degli impegni che hanno avuto come fondamento una credibilità. Ebbene, gli impegni noi li abbiamo assunti su due o tre questioni fondamentali, centrali: i rifiuti, l'ambiente, la sanità. Su questo punto della sanità credo che il Presidente, una volta per tutte, deve porre fine ad una forma violenta di strumentalizzazione che c'è stata nel corso di questi giorni. Ma si può mai immaginare che una persona, non il Presidente della Regione, al quale credo che tutti quanti noi riconosciamo sensibilità umana, capacità politica, serietà, responsabilità, possa dire ad un medico: tu non devi accogliere una persona che ha diritto alla salute ad essere ricoverata? E allora anche questa forma di ipocrisia e di demagogia noi la dobbiamo smettere. Non è pensabile che un presidente di regione debba leggere dalla stampa che c'è una situazione di criticità, come questa condizione sono in tante realtà. Lo sforzo di allargare la rete dell'emergenza. Dobbiamo continuare, Presidente. Adesso si aprirà l'ospedale del mare. Probabilmente potremo vedere anche di riaprire il policlinico. C'è bisogno di rendere più efficienti i 118 che stanno nella provincia, perché davvero la situazione è drammatica. E lo dico io che in questi giorni mi è capitato di assistere di persona. E quindi non posso che esprimere, non lo dico senza, retorica, ma veramente un apprezzamento agli operatori sanitari, sociosanitari, che veramente fanno un lavoro incredibile, un lavoro immane.
Però dobbiamo anche dire, dobbiamo avere il coraggio di dire che c'è troppo e tanto ancora degenerazione integrata. Tante cose non vanno bene nella sanità, nei rifiuti, e dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Io mi ricordo che il Presidente, quando è stato 20 giorni fa, un mese fa, parlando della sanità, disse una cosa: si continua a rubare. E poi ci furono dei medici che si sentirono indignati, offesi. Ma quelli che si sentirono indignati avrebbero dovuto dire: Presidente, tu fai bene, perché chi ruba toglie i soldi alle persone per bene. E invece ecco, noi su questo, perché se noi non ricostruiamo un profilo morale della nostra società, ai giovani noi dobbiamo dare un messaggio di speranza, e la speranza viene attraverso i comportamenti. Ecco perché la sfida che noi lanciamo è una sfida non solo delle idee, ma anche dei comportamenti. C'è bisogno di comportamenti virtuosi, c'è bisogno che la politica riconquisti quella credibilità che ha perso nel corso di questi anni. Ecco perché il tema dello sviluppo si lega ad un comportamento che sia moralmente alto, che abbia un profilo di serietà, di responsabilità, altrimenti davvero noi questa chance che abbiamo, non lo diciamo sempre, dei fondi europei. Ma mi diceva stamattina un imprenditore: De Luca, quello che doveva fare l'ha fatto. Questa è una sfida che adesso sono gli enti che devono raccogliere, gli enti locali, gli enti territoriali. E sto qui ad Afragol, che anche su quello, perché avete scelto ad Afragol, quasi come se questo doveva nascondere un significato politico. Siamo qui ad Afragol perché il Presidente ci teneva a legare questa iniziativa al territorio, alla provincia. Abbiamo scelto Afragol perché Afragol può essere il crocevia di una politica di sviluppo, perché c'è la stazione dell'alta porta dell'alta velocità, perché il Presidente si è impegnato e ha finanziato il prolungamento della metropolitana, della linea metropolitana che collega Capodichino ad Afragola. Ebbene, questa grande infrastruttura che senso ha se non poi si creano quelle funzioni e quelle condizioni di direzionalità, di terziario, di attività produttive? Non c'è un'idea. Perché poi rispetto alle opportunità, se noi non siamo in grado di mettere in campo una proposta, e io qui ancora una volta lo dico ad Afragol, l'ho detto anche alcuni mesi fa, che ci sia un'iniziativa non solo del sindaco di Afragol, ma di tutti i sindaci dei comuni a nord di Napoli, per elaborare un'idea, una proposta di quello che è sempre, di quello che sarebbe più giusto immaginare in questa realtà, sapendo che abbiamo Napoli che è una città che va decongestionata, ma va decongestionata non sul piano delle funzioni. A Napoli, il territorio di Napoli, per chi non lo sapesse, sono 120 km quadrati. Voi sapete quanto è il territorio di Roma? Sono 1200 km. Napoli, la dimensione di Napoli è un po' superiore a quella di Giugliano. E pensate che a Napoli si addensano funzioni importantissime, funzioni ospedaliere, funzioni universitarie, funzioni di servizi terziari. Allora questa grande infrastruttura che collega Capodichino ad Afragola può rappresentare, vuol dire, la condizione perché si faccia un ragionamento. Allora, in assenza del quale, poi il tema delle risorse, se si trovano altri territori che sono più bravi, ben vengono, perché poi abbiamo anche un problema, che a fronte delle risorse che sono enormi, abbiamo 5 miliardi di euro, il patto per lo sviluppo, insomma il lavoro che un buon governatore doveva fare nel momento opportuno è stato fatto. Ora sta a noi raccogliere questa sfida, e noi Campania Libera la vogliamo raccogliere in questo senso: dare un contributo legandoci ai territori, strutturandoci, vediamo poi nei modi e nelle forme, e soprattutto cercando di mettere non solo le facce nuove, che sono fondamentali e importanti, e noi dovremo dare una prova concreta, visibile, tangibile di quello che può essere il nostro rinnovamento, la nostra rappresentanza fatta di giovani, fatta di donne, fatta di persone che vengono dalla società civile. Ma soprattutto noi dobbiamo chiedere, questa è la sfida che noi lanciamo, noi dobbiamo chiedere agli altri partiti un comportamento diverso, perché se non c'è in campo un comportamento diverso, se qualcuno, qualcosa, qualcuno pensa di ricorrere a vecchie pratiche della politica, e noi corriamo il rischio di riprodurre quello che è accaduto in questi 30 anni, e questo noi non ce la possiamo consentire senza andare a ricercare le responsabilità. È evidente, è sotto gli occhi di tutti, che oggi sono 2 anni che governiamo, il Presidente governa e la condizione della regione è quella. Mica possiamo pensare che
e alle responsabili della sanità siano del presidente De Luca. No, mica possiamo pensare che è responsabilità dei rifiuti, però al di là delle responsabilità guardiamo avanti e cerchiamo di fare in modo che veramente noi possiamo inaugurare una nuova stagione. Io sono legato a De Luca perché io credo in quello che fa, ognuno con il proprio carattere, con la propria sensibilità, ma lui davvero ha l'ambizione di cambiare le cose nella nostra regione. E io credo che la cosa più singolare, ma al tempo stesso più affascinante, è il consenso che lui raccoglie tra i giovani. È un fatto straordinario, un giovane che insomma riconosce nella persona di De Luca una persona che per la sua determinazione, per la sua caparbietà, per il suo decisionismo, può essere in grado di cambiare le cose, perché noi davvero ci troviamo di fronte ad una condizione difficile. E in questo senso penso che Campagna Libera può e deve dare un contributo nei prossimi mesi e nei prossimi anni, senza alchimie politiche, senza prefigurare chissà che cosa. Noi siamo una lista, vogliamo essere un movimento e vogliamo partecipare alle prossime elezioni con l'ambizione di ottenere un risultato migliore di quello che abbiamo ottenuto qualche anno fa. Credo che questo sia il legittimo, sta dentro l'impegno di chi fa politica, speriamo di saperla fare, di raccogliere anche, di essere in grado, di raccogliere il consenso e la fiducia di tante persone che hanno guardato questa manifestazione con un'attesa, un'aspettativa, anche con curiosità, perché chissà che cosa si pensa, non è niente. Vogliamo dare una mano al Presidente perché insieme possiamo davvero creare le condizioni per avere una campagna diversa. Grazie.